tra i primi personaggi importanti che scoprirono e descrissero Taormina sicuramente Maupassant e Goethe. Grazie ai racconti soprattutto di Goethe, il mondo germanico scoprì Taormina e tra di essi un pittore, Otto Gehling, che venne a Taormina e realizzò alcune tra le più affascinanti prospettive di Taormina che attrassero a Taormina i primi viaggiatori tedeschi del Grand Tour. Come nasce Taormina dal punto di vista turistico alberghiero? Taormina prima era un piccolo paese di pescatori, di agricoltori. Grand Tour, un viaggio dell'Europa, li facevano le persone, l'alta borghesia, i giovani. Stiamo parlando dell'Ottocento. Ma la maggior parte dei viaggiatori del Grand Tour raramente venivano giù in Sicilia. Al massimo andava in Toscana, nel Lazio, forse qualcuno arrivava alla Campania. Un giorno un giovane, si chiamava Otto Gehling, decise di venire giù in Sicilia. Fece una serie di quadri su Taormina e quando tornò al suo paese decise di fare una mostra. In primo piano c'era un quadro, rappresentava Taormina ovviamente, l'Etna innevato sullo sfondo e dei mandorli fioriti in primo piano. E allora i suoi amici gli dissero: non è possibile, questo connubio non può essere. E lui disse: davvero? Facciamo una scommessa, venite giù e venite a vedere. E in realtà così iniziò il turismo a Taormina, proprio per una scommessa basata su dei mandorli fioriti e un vulcano pieno di neve. Ma Taormina non aveva nessun posto per accoglierli e allora molti si diedero un grande affare e trasformarono le loro case in piccole pensioni, piccoli alberghi. Così il Timeo, così il San Domenico, che era un convento, così altri piccoli posti. I miei nonni paterni costruirono questo albergo con la destinazione di albergo e furono i primi. Decisero di chiamarlo Diodoro, dal nome di uno storico siculo greco. Taormina allora era un posto meraviglioso. Artisti, pittori, nobili venivano qui, compravano le case e si stabilivano a Taormina. Il portone di casa era sempre semiaperto perché a un certo orario del pomeriggio tutti questi signori, tutti questi stranieri si riunivano a casa di l'uno o dell'altro per prendere il tè, per chiacchierare. Addirittura a casa di qualcuno c'erano dei teatri e si riunivano tutti e mettevano su delle pièce teatrali. Mio padre, Giovanni Battista Bambara, era uno degli ospiti preferiti perché aveva viaggiato, conosceva un sacco di lingue, era un uomo di cultura, era anche un bell'uomo e simpatico. Allora gli alberghi erano aperti soltanto d'inverno. D'estate no, era tutto chiuso perché gli stranieri ritenevano che in estate facesse troppo caldo. Un sacco di gente veniva qui, stavano degli anni. Tanto è vero che addirittura mio padre aveva una schiera di personale, tra cui un decoratore, perché quelli che stavano in un appartamento, per esempio, 6 mesi, gradivano che i mobili venissero decorati secondo il loro gusto. Taormina era un posto incantevole e così nacque questa che è diventata la storia del turismo di Taormina, la perla dello Ionio, da cui si vede tutto il mare, l'Etna è come se la potessimo toccare con la mano. Da ottobre fino a giugno a Taormina si possono ritrovare tante emozioni un po' simili a quelle che erano presenti tanti anni fa.